Ci sono delle occasioni da cogliere, si sta facendo credo un bel lavoro a livello regionale e noi dobbiamo supportarlo anche dal livello nazionale. C'è un piano per lo sviluppo rurale per i prossimi anni da qui al 2020 con risorse importanti e c'è da rimettere mano insieme al modello organizzativo agricolo anche siciliano. Siamo qui per dire che si può iniziare questo lavoro e anzi per valorizzare al massimo l'esperienza agroalimentare siciliana che ha una storia e soprattutto un futuro secondo me formidabili. Noi stiamo affrontando un passaggio molto delicato, inutile negarlo, abbiamo un grande tema davanti a noi legato proprio alla remunerazione di chi produce e ai nuovi rapporti anche commerciali che si sviluppano in particolare nel Mediterraneo. Su queste partite abbiamo aperto una discussione in Europa e chiediamo che sia alzato il livello di protezione dei produttori dei nostri territori, in particolare delle realtà mediterranee di fronte a questi accordi. Ci aspettiamo delle risposte, abbiamo chiesto come sapete alcuni interventi anche molto operativi come l'attivazione delle clausole di salvaguardia per alcuni trattati di cooperazione. Anche questa è una questione che non sottovalutiamo. Io di fronte alle ricerche che ogni anno ci rappresentano la pericolosità nel rapporto tra criminalità organizzata e agroalimentare dico sempre che non dobbiamo sottovalutare nulla, che ci sono contesti certamente problematici, che però accanto a tanti contesti problematici ci sono anche tantissime belle realtà. E in Sicilia ce ne sono un sacco di belle esperienze che proprio sono ripartite dall'agroalimentare e hanno dimostrato anche al paese che è proprio l'agricoltura uno dei terreni fondamentali per costruire legalità e cittadinanza. E allora insieme diciamo alla fotografia di ciò che non va, che non dobbiamo sottovalutare, noi dobbiamo però anche renderci conto delle potenzialità enormi che abbiamo. In Sicilia noi stiamo lavorando bene con l'assessore Cracolici, con la giunta. Come dicevo prima, abbiamo una grande occasione che la programmazione europea sia sul versante della pesca che sul versante agricolo. Abbiamo un PSR molto importante, abbiamo da valorizzare le qualità agroalimentari di questa regione, ma insisto su un punto in particolare, ne abbiamo parlato con Cracolici, spesso noi dobbiamo organizzare con strumenti nuovi l'impresa agricola siciliana. Questo è un grandissimo tema e se volete avete un esempio molto concreto dato dall'esperienza vitivinicola siciliana. Fino a qualche anno fa non ci scommettevano in molti. Oggi il vino siciliano è, credo, insieme all'olio e a tanti altri prodotti, ma certamente il vino siciliano è la produzione agricola che più di altri esprime la forza di questa regione. È la dimostrazione che si può fare. Beh, credo che nella Sicilia all'inizio di una nuova programmazione che ci obbliga a passare dalla logica del bancomat, con cui spesso si sono utilizzati i fondi europei, a una politica agricola e della pesca che metta al centro gli agricoltori e i pescatori e che veda, diciamo, nel rilancio della capacità organizzativa delle nostre produzioni e nella loro commercializzazione, oltre che trasformazione, far diventare l'agricoltura e la pesca un asse centrale del rilancio economico della nostra regione. Io credo che questa sia la priorità su cui la Sicilia deve impegnarsi, la Sicilia tutta, non solo quella degli agricoltori o dei pescatori, ma la politica nel suo insieme deve dare centralità al sistema agricolo perché è la grande prospettiva di crescita di tutta la regione. Noi abbiamo anche tanta qualità, abbiamo tante eccellenze, abbiamo tanti gioielli. Dobbiamo saperli vendere e soprattutto vincere le sfide della concorrenza puntando sulla qualità, oltre che sull'organizzazione. I nuovi programmi, i nuovi bandi europei, ma anche un appello a un'Unione Europea, a una Commissione Europea che deve cambiare taglio, perché non è che tutti gli accordi internazionali che fa l'Europa con l'intero mondo possono essere poi pagati dall'agricoltura meridionale, che è quello che sta accadendo. Noi abbiamo dato impulso in questi anni e adesso daremo ulteriore impulso, soprattutto aprendo, come diceva bene l'assessore Cracolici, ai giovani che stanno riscoprendo un'agricoltura nuova, innovativa, con un settore biologico che caratterizza fortemente l'agricoltura siciliana, che è considerata una delle migliori del mondo.
però se poi noi dobbiamo subire l'illecita concorrenza di altri paesi senza non misure protezionistiche alle quali noi siamo contrari, ma come misure che vanno a integrare quei danni che accordi internazionali che vengono pagate dalla Sicilia in modo forte. Per esempio, avevamo avuto nel 2014 un export biologico siciliano nei confronti della Russia del 7%, risultato le sanzioni nei confronti dell'Unione Sovietica e della Russia per la questione ucraina hanno praticamente impedito quell'export. Chi lo paga? L'accordo è EU-Marocco. Noi siamo favorevoli al dialogo fra i paesi mediterranei, ovviamente, però non è che si può fare un accordo dove l'Europa può esportare tutti i prodotti tecnologici e industriali verso il Marocco e permettere a questi paesi, non solo il Marocco, l'Egitto, la Tunisia, eccetera, di importare praticamente in Italia tutti i prodotti agricoli. Questo chi lo paga? È chiaro che è una cosa che si fa a danno dell'agricoltura greca, spagnola, del sud della Francia, del sud dell'Italia.